Giovedì 8 ottobre, Santa Reparata. È il 282esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 84 al termine. Il sole sorge alle 7.18, tramonta alle 18.37. La luna sorge alle 22.26, tramonta alle 13.38. Si istituisce il Patriarcato di Venezia. Con la bolla Regis Eterni del pontefice Niccolò V, la sede e il titolo patriarcale passano da Grado a Venezia. Primo patriarca della città è il vescovo castellano Lorenzo Giustiniani. Le previsioni per domani. Nuvolosità in graduale aumento, senza precipitazioni. Fino al primo mattino sulla pianura alcune nebbie, temperature notturne in aumento, temperature diurne in aumento in alta montagna e con andamento irregolare altrove. Parte dalla Piana del Veneto orientale la nostra visita a San Stino di Livenza. Perché tra i tanti comuni del porto gruarese, qui si comprende meglio cosa sia significata la bonifica e quanto sia importante l'equilibrio tra uomini e natura nella gestione di queste terre. Solo guardando questi canali, quasi tutti scavati a mano, ammirando le opere idrauliche come chiuse e idrovore, si comprende quanto questa gente abbia nel sangue la terra e nel cuore l'orgoglio per ciò che produce. E Santo Stefano sul Livenza è un po' l'emblema di questa gente. Dove oggi c'è l'abitato principale, un tempo sorgeva un castello voluto dai da Prata, come controllo del Livenza, che faceva da confine tra Treviso, il patriarcato di Aquileia e Venezia. Fiume tra l'altro ancora navigabile da Caorle fino a Pordenone, tramite il Noncello, era costantemente conteso come via commerciale. Da quel fortilizio con il completo controllo della Serenissima iniziò l'espansione delle bonifiche finanziate dalle famiglie dei mercanti come gli Zeno, i Papadopoli e i Corner. Del loro passaggio ancora oggi rimangono le ville come la Rubina San Stino o Giubitta Corbolone, una delle frazioni di San Stino. Un nome particolare derivato dal latino corbula, che indica la cesta di vimini, ma anche un affossamento del terreno che qui venne bonificato grazie ai benedettini di Sesto al Reghena, località dove si fermarono i turchi durante l'invasione del 1499, che devastò gran parte del Friuli e del Veneto orientale. Anche loro però si fermarono davanti alla laguna e alle sue insidie. Va ricordato come quei territori fossero in realtà dei boschi sull'acqua stagna, dove inoltrarsi il più delle volte significava perdersi e impantanarsi se non si conoscevano i canali navigabili con imbarcazioni a fondo piatto, ancora oggi chiamate pantane. Paludi che nei secoli vennero trasformate in terreni fertili, grazie alla fatica e all'ingegno, ma anche all'ostinazione di questa gente che affrontò più volte diverse epidemie, ricordate nella Chiesa della Salute di Livenza, altra frazione di San Stino. Un comune fatto da tantissime località, corrispondenti ai diversi interventi idrogeologici. Così abbiamo Bivio Triestina, Sant'Alò, Bosco, Ottava Presa, Cacottoni e le Sette Sorelle, un tempo gastaldia di San Stino. Qui la storia narra che il proprietario divise la bonifica per le sette figlie, dando per ognuna il nome del podere. Così, ancora oggi, negli archivi di Stato veneziani sono fissate dal 1687 le terre di Brigida Bernardina, Elena, Chiara, Maria e poi l'inghippo per Marina, visto che il signor Otto, forse a corto di idee, chiamò due figlie con lo stesso nome, non prevedendo che questo avrebbe in futuro scatenato una piccola guerra per l'eredità. L'ultimo accenno, però, mentre ammiriamo questi orizzonti che guardano al mare, lo lasciamo al nome. San Stino deriva da Santo Stefano, che per gli abitanti era troppo lungo da pronunciare. Così divenne San Sten, o Steno, e successivamente San Stin. Solo che sulle carte Santo Stefano è rimasto fino al 2011, quando ufficialmente lo Stato ha riconosciuto la volontà espressiva dei suoi abitanti, trasformando Santo Stefano in San Stino sul Livenza.